è Paolo Bernard, economista. Paolo Bernard, economista. Cari amici, non è colpa mia se parlo di Paolo Bernard. Il fatto è che ormai è da quando sono sul web che gli amici mi inviano gli articoli di Paolo Bernard perché io li commenti. Questa volta è stata un'amica da Facebook, si chiama Marinoni, un'amica Marinoni mi ha detto: hai letto l'ultimo articolo di Paolo Bernard? E io ho detto: no, mandamelo. Lei me l'ha mandato e io questo articolo ve lo metto nel riassunto di questo video. Questo suo articolo, Paolo Bernard, è cos'è? Siamo nell'aprile del 2015, è vero che siamo nell'aprile del 2015, quindi Paolo Bernard nell'aprile del 2015 si avvicina un poco a quello che io avevo già detto tanti anni fa in un antico video intitolato Occidente Default, Occidente Default, capito? L'avevo dette queste cose, le cose che Paolo Bernard scrive oggi, io le avevo già dette tanti anni fa in un video intitolato Occidente Default, è solo che Paolo Bernard ancora non si è messo in testa che la crisi dell'Occidente è dovuta al Grande Oriente, è dovuta alla crescita enorme di Giappone, sì, mi pare che sia la terza potenza economica mondiale, Giappone, Giappone, Cina, India, li chiamo il Grande Oriente, capito? Il Grande Oriente, mi pare che nel 2016 il PIL della Cina supererà quello degli USA. No, non se l'ha ancora messo in testa, non se l'ha ancora messo in testa Paolo Bernard, che la crisi dell'Occidente deriva dall'espansione del Grande Oriente, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, la Cina, il dragone cinese e anche l'India. E loro vendono a prezzi schiacciati, in tutto il mondo a prezzi schiacciati, capito? A prezzi schiacciati. E per cui l'Europa e anche gli USA soccombono, ma le avevo dette queste cose non so quanti anni fa, nel celeberrimo video intitolato Occidente che fu. Quindi io, cara amica Marinoni che mi scrivi da Facebook, ti dico che le cose che dici, che scrive oggi Paolo Bernard, io l'avevo già dette tanti anni fa, però precisando ciò che Paolo Bernard non precisa, e cioè che la crisi dell'Occidente è causata dallo sviluppo esponenziale del Grande Oriente, intendendosi per Grande Oriente Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Cina e India. Va bene, ok? Ecco, e ricordatevi, cari amici, che qualsiasi video io abbia sinora dedicato a Paolo Bernard mi è sempre stato sollecitato da qualcuno di voi. Nel riassunto di questo video troverete l'ultimo articolo di Paolo Bernard, il mio antichissimo video intitolato Occidente Default, Occidente Default. Cara Marinoni, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.